Economia, la Lega controbatte alla manifestazione del centro-sinistra a Roma martedì, scendendo in piazza venerdì 21 a Montecchio Maggiore per difendere il DDL Calderoli, l'annuncio del segretario regionale Alberto Stefani. A Venezia un'impresa di Sant'Elena è stata distrutta da un raid vandalico compiuto da una baby gang di 13 anni. I danni ammontano ad almeno 100.000 euro. Aggressioni e rapina, i danni di coetanei in centro a Jesolo, una banda di 5 minorenni trevigiani individuata dalla polizia, per tutti scatta il Daspo Willy. Camion perde tubi di cemento da 50 quintali lungo la strada Ponte della Priula, colpita un'auto, miracolosamente salva la donna al volante, i testimoni atterriti, poteva essere una tragedia. Chiesta l'archiviazione per l'imprenditore vicentino Alberto Filippi, accusato di essere il mandante degli spari contro la casa del giornalista Ario Gervasutti, sono stati, dice Filippi, 10 mesi d'inferno. Contributo d'accesso a Venezia, continua la polemica, minoranze all'attacco, i dati dimostrano che il turismo non è affatto diminuito, al contrario. Adunata a Triveneta degli Alpini di Bibione, iniziata la 3 giorni di festa che Antena 3 seguirà in diretta, domani alle 11 la messa da Cesarolo, alle 20 di domani sera la serata di cori e fanfare, domenica dalle 7 del mattino il racconto dello sfilamento. Ben ritrovati, buonasera, il telegiornale del Veneto che parte con una notizia di politica. La Lega convoca a Montecchio Maggiore nel Vicentino una maxi manifestazione per difendere l'autonomia, una manifestazione di piazza appunto a Montecchio, convocata alla sera per rispondere alla manifestazione convocata invece a Roma dal centro-sinistra contro il DDL Calderoli. Noi conosciamo il tema dell'autonomia, i veneti hanno una forte vocazione autonomista e saranno in piazza venerdì 21 a Montecchio per dimostrare che questo territorio merita questa riforma. E perché no, forse anche a festeggiarla. È la settimana decisiva questa per l'autonomia, con il passaggio sugli ultimi emendamenti. E mentre a Roma il centro-sinistra unito convoca una manifestazione il 18 giugno proprio contro il disegno di legge, alla luce dell'ultimo episodio accorso alla Camera con l'aggressione al deputato pentastellato Donno, la Lega risponde dal Veneto che della autonomia è patria. 21 giugno Montecchio, una manifestazione ideata e organizzata dallo stesso segretario Alberto Stefani. Si torna in piazza in risposta alla piazza lanciata da Giuseppe Conte, che dirà il tutto, il contrario di tutto. Montecchio contro Roma, se il centro-sinistra marcia compatto, della manifestazione nel Vicentino la Lega invece rivendica la paternità. Ci saranno tantissimi leghisti e spero anche non leghisti che tessereremo in Lega. E io non faccio sfide interne al centrodestra, credo però che la piazza dell'autonomia e dell'orgoglio leghista riaccenderà i cuori di tanti leghisti. Una manifestazione convocata anche per ricompattare il carroccio uscito con le ossa rotte dalle ultime elezioni e che dell'autonomia ha fatto la sua principale bandiera. Situazioni locali ci sono sempre state, c'erano prima, ci saranno poi, però è una Lega che ha trovato la sua compattezza attorno al tema dell'autonomia e non poteva che essere così. La Lega, che lancia l'amo ai colleghi di partito autonomisti e dichiara apertamente di non avere intenzione di lasciare i colleghi meloniani la guida del Veneto. Credo che la Lega possa sicuramente ambire a governare il Veneto e lo possa fare anche indipendentemente dalla coalizione qualora servisse. Attenzione, il primo caso in Europa di febbre oro push da una arbovirosi, così come la dengue, ed è stato diagnosticato in Italia, in Veneto, in una paziente con una storia recente di viaggi nella regione tropicale caraibica, accertato dal Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia di Negrar, nel Veronese. Il caso è stato già segnalato alle autorità sanitarie, alla ASL di competenza della regione del Veneto. Il virus è stato isolato nel laboratorio, primo passo per poter sviluppare test di diagnostici specifici e studi sulla capacità di veicolare il virus da parte di potenziali vettori come zanzare e moscerini, diffusi anche da noi. Gli esperti del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità rassicurano su un potenziale rischio di infezioni autoctone in Europa. Il virus è trasmesso da un vettore che ad oggi è assente nel vecchio continente. Siamo a Venezia, un'impresa di Sant'Elena distrutta da un raid vandalico compiuto, pensate, da ragazzini. Vediamo. L'azienda attualmente è ferma, i fici sono stati completamente devastati. Voi non siete in grado in questo momento di riprendere l'attività? No, assolutamente, neanche la prossima settimana. A Sant'Elena il laboratorio di falegnameria, progettazione e produzione di arredi e infissi di Mauro Girelli è fermo e non si sa quando potrà riprendere l'attività. È stato devastato da un raid vandalico che ha letteralmente raso al suolo gli uffici.
Gli autori sono tre tredicenni fermati il giorno seguente, sorpresi poco dopo aver tentato di appiccare il fuoco in 5 punti diversi dell'azienda. Le conseguenze sarebbero state gravissime. Solo nel locale di verniciatura ci sono circa 600 litri di materiale. Hanno tentato con degli accendini in maniera molto maldestra di innescare forse l'incendio. Fortunatamente non ci sono riusciti e si sono limitati alla zona appunto degli uffici, perché dopo abbiamo ovviamente la cabina di verniciatura, il reparto verniciatura dove sono custodite le vernici, i solventi e quant'altro. I ragazzini si sarebbero veramente fatti male se finiva bene. Il primo raid è avvenuto presumibilmente nel pomeriggio di sabato scorso ed è stato scoperto casualmente da una dipendente domenica mattina. I titolari hanno avvisato la polizia, ma è stato quando sono tornati dopo pranzo che hanno sorpreso la baby gang, fermata dai carabinieri intervenuti immediatamente. È una cosa molto grave, secondo me. Si potevano anche fare male. Non hanno capito che dietro ogni oggetto che loro hanno devastato, ogni cosa, c'è la storia, la vita, i sacrifici, le rinunce di tanti, tanti, tanti anni di lavoro. Dentro la ditta, che dà lavoro a 8 persone, sembra sia passato un uragano. Computer, vetrate, soprammobili, sedie, suppellettili, arredi sono stati distrutti. Alcune parti dei locali sono state allagate. Solamente ricomprare i computer e riconfigurarli con i macchinari richiederà parecchio tempo e parecchi soldi. Noi abbiamo fatto una stima veramente spannometrica, saremo attorno ai 100.000 euro. Avremo anche un fermo azienda che al momento non riusciamo a calcolare, mancato guadagno e quant'altro. Insomma, comunque diciamo che tutta quanta l'attrezzatura informatica è stata completamente distrutta. Nel veneziano andiamo però a Jesolo con furti e rapine e il questore che ha disposto 5 Daspo Willy ad una banda di minori denunciati anche per rapina. Messaggio per cui quando combini qualcosa a Jesolo ne paghi una conseguenza. Non è la prima volta che succede, quindi questo è assolutamente il tipo di messaggio che voglio andare e che ci permette di dire che piano piano siamo riusciti nel tempo a migliorare molto la situazione di sicurezza nella nostra città e a portarla sotto controllo. Così commenta il sindaco di Jesolo la decisione del questore di Venezia di disporre 5 Daspo Willy nei confronti di altrettanti minorenni al termine di un'intensa attività di indagine nella località balneare. È in seguito a 3 denunce presentate al commissariato nelle ultime settimane da alcuni giovani che avrebbero subito in 2 diverse serate aggressione, furto di denaro, oggetti preziosi e indumenti di marca nella zona centrale jesolana interessata dalla movida notturna. I minorenni sarebbero tutti originari di Treviso. Dal Covid assistiamo a un abbassamento della tolleranza, probabilmente anche sociale, rispetto alla violenza, rispetto anche al consumo di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti, quindi esiste anche un limite rispetto a quello che possono fare le forze dell'ordine e anche l'amministrazione comunale e quanto dovrebbe fare la società nel suo complesso e l'educazione. Tra i casi segnalati potrebbe esserci anche quello denunciato ai nostri microfoni lo scorso 27 aprile. Oltre alle informazioni fornite dalle persone offese, importantissime anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il Daspo Willy dispone l'interdizione della frequenza dei locali pubblici e aree urbane prossime a questi ultimi soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale e siano stati lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. I 5 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria anche per il reato di rapina. Il messaggio del sindaco è chiaro. Jesolo è e resta un luogo di divertimento, ma un divertimento sano e dentro le regole. Quindi chi viene a Jesolo per far casino, per violare la legge, non è un ospite gradito, quindi lo vogliamo dire in maniera chiara. Se vieni a Jesolo per fare questo, non ti vogliamo, ecco. È un messaggio molto chiaro. Nella Marca ora Ponte della Priula, dove attorno nei pressi della rotatoria centrale del paese un tir ha perso il carico, ovvero dei blocchi di cemento. Noi abbiamo visto praticamente, abbiamo sentito un grosso rumore di acciaio, di ferro, di tubi che cadevano giù e poi abbiamo visto, ci siamo affacciati alla porta e abbiamo visto il tubo che si fermava sulla povera smart della signora. La cosa che è stata peggiore è la poveretta la signora in macchina che si è vista il tubo arrivare.
Andrea e Michele gestiscono il negozio di barberia a ridosso della rotatoria, dove in mattinata si è sfiorata la tragedia quando un tir di una vicina ditta ha perso tre grossi tubi di cemento. Il mezzo pesante era diretto a Conegliano quando parte del carico è caduto sull'asfalto. Un blocco in particolare è rotolato fino a colpire la smart di una donna di Susegana, pronta a immettersi nella rotonda. Una scena quasi surreale, poi il sospiro di sollievo collettivo. Cioè, il tubo quando è caduto, proprio ha rotolato pianino e si è fermato sulla macchina. È stato mezzo miracolo perché non è caduto sopra. Un miracolo che è andata bene a una nostra concittadina qua. Fai conto che una smart ha preso il muso davanti e è cascato proprio giù davanti il muso della smart. Fortuna. È andata bene. È andata bene. Miracolo o caso fortuito, a Ponte della Priula, snodo tra i principali della Marca, è stato comunque il caos. Sul posto, polizia locale, pompieri, soccorso stradale con autogru. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, soltanto qualche disagio per la viabilità, però grazie a una ditta privata e vigili del fuoco, insomma all'opera di tutti, siamo riusciti a liberare la strada in tempi veramente brevi. Erano una cinquantina di quintali all'uno, sì. E niente, siamo riusciti a spostarli e ricaricarli nel mezzo e far defluire il traffico. Nonostante la tragedia sia stata evitata, si dovrà comunque fare chiarezza sull'accaduto. Rilievi e indagini sono in corso per capire eventuali responsabilità della ditta e dell'autista. Resta la sensazione diffusa di uno scampato pericolo. Io non faccio mai la rotonda in bici, sempre la ciclabile, perché la rotonda è cattiva. Siamo al caso Gervasutti, cadono le accuse nei confronti dell'imprenditore vicentino Alberto Filippi, è stata chiesta l'archiviazione, era accusato come presunto mandante di un atto intimidatorio nei confronti dell'ex direttore del giornale di Vicenza. Sono stati 10 mesi di inferno, ogni tanto all'interno di questo inferno ho avuto degli sprazzi di paradiso, mi sono stati regalati in primis da mia moglie, che mi è stata in modo monolitico sempre vicina, che ha sorretto la famiglia nei momenti più difficili, poi da tutti gli amici, da tutti i parenti, gli amici quelli veri, da tutti i miei dipendenti che ci tengo a menzionare, che nessuno ha abbandonato la barca, sono stati vicini al loro capitano e li ringrazio. Questo è il commento dell'industriale vicentino a conclusione dell'inchiesta dell'antimafia di Venezia, che lo vedeva accusato come presunto mandante di un'intimidazione ai danni dell'ex direttore del giornale di Vicenza, Ario Gervasutti, fatto che risale al 2018 a Padova, quando degli spari di pistola furono esplosi da ignoti davanti all'abitazione del giornalista, attuale caporedattore del Gazzettino. Indagine con a carico dell'ex senatore Filippi, accuse pesanti scaturite da dichiarazioni emerse da un collaboratore di giustizia la cui credibilità è stata smontata dalle prove fornite dalla difesa. 10 mesi d'inferno per l'imprenditore, che vanno dallo scorso Ferragosto, quando esplose il caso, all'attuale 4 giugno, quando la Procura Antimafia di Venezia ha accolto l'istanza degli avvocati difensori Cesare Dalmaso e Renzo Fogliata, firmando la richiesta di archiviazione motivata in 22 pagine. In attesa che il giudice emetta il decreto di archiviazione, si chiude quella che Filippi definisce una vicenda devastante che lascia cicatrici indelebili. Resta che da un'indagine io ho subito un immediato processo, peraltro sono stato anche all'interno di questo processo mediatico pubblicamente condannato, per dopo uscirne che non c'era nemmeno una prova, anzi che tutte le prove accusatorie si sono tramutate in prove difensive. Quello che resta è che oggi vince la verità, quindi bella la frase, la verità vince, però non so se vince la giustizia, perché chi mi ripaga di tutti i danni? Nessuno. A Venezia, dove il contributo d'accesso ha fallito, così dicono, attraverso un accesso agli atti, il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini ha ottenuto i numeri degli accessi in città tra paganti e non paganti, dice Martini, in media quasi 78.000 al giorno.
Nei primi 11 giorni di ticket d'accesso, la media quotidiana di ingressi a Venezia è stata di quasi 60.000 esentati dal pagamento e 17.700 paganti. Complessivamente, 77.600 persone entrate col contributo d'accesso. I numeri sono stati ottenuti attraverso un accesso agli atti dal consigliere di opposizione di Tutta la Città Insieme, Giovanni Andrea Martini, che li ha anche presentati in videoconferenza alla stampa estera. Si aggiungiamo che nello stesso periodo in alberghi e affittanze turistiche di Venezia dormivano altre 54.700 persone. Si può dire che ogni giorno per le strade della città c'erano 131.900 turisti. Oltre ad essere un fallimento, perché abbiamo tutti ci siamo resi conto di che cosa vuol dire il ticket, cioè nulla agli effetti di una gestione dei flussi, abbiamo scoperto dei dati pesanti per quel che riguarda proprio i numeri. Aggiungendo i 49.000 abitanti rimasti a Venezia, quotidianamente c'erano in città quasi 181.000 persone, ma rispetto ai residenti i turisti non si distribuiscono su tutti i 100 ettari di spazio pubblico stradale veneziano, tendono ad accentrarsi su circa la metà di questa superficie, quella di maggior richiamo. Quando si arriva ai picchi dei 100.000 c'è circa un turista ogni 3 metri quadrati e mezzo, nei punti di maggior interesse anche uno per metro quadro, e questa è una condizione che quando i picchi di massa che conosciamo, il carnevale o altre situazioni, si generano, non c'è nessuna sicurezza possibile in caso di un evento imprevisto pericoloso, gente che sta male, qualcosa che crolla, insomma un evento imprevisto come è successo a Torino. Per tutta la città insieme si tratta di numeri pesantissimi. Sostanzialmente a Venezia, conclude il gruppo consiliare, i turisti sono oramai il triplo dei residenti e in più, dicono, c'è un contributo d'accesso che raccoglie dati personali chiedendo l'accettazione di una clausola. Accettiamo la possibilità che i nostri dati vengano ceduti a soggetti terzi, siano essi privati che pubblici, ed è una accettazione che è, come dire, un'imposizione del sistema, perché se io non accetto non posso procedere oltre. A Bibione ora, dove per noi c'è ancora il nostro Lucio Zanato, la dunata triveneta degli alpini entra nel vivo. Lucio, buonasera. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Eccoli qua finalmente gli alpini a quota zero, perché dietro di noi c'è l'Adriatico e le penne nere finalmente le abbiamo trovate, le abbiamo cercate nei giorni scorsi e finalmente sono arrivate. È anche vero che molti erano già qua, ma di giorno ovviamente tengono il cappello in appartamento e si godono un po' il mare, soprattutto oggi che è stata una bella giornata. Allora, la giornata odierna, alle 7 è partito la staffetta dal Passo della Mauria lungo il Tagliamento nel viaggio del ricordo, soprattutto poi per i caduti. Domani ci sarà una cerimonia al Ponte di Bevazzana, devo dire davvero toccante, e poi naturalmente oggi pomeriggio c'è stata l'inaugurazione delle mostre, alcune davvero interessanti, anzi tutte interessanti, ma alcune davvero particolari perché parlano degli alpini e del loro impegno di protezione civile attuale. Poi c'è naturalmente il tema dei giovani con i campi scuola, insomma si sta mettendo in moto la macchina qui a Bibione e noi continuiamo a raccontarvela. Vi ricordiamo che domani avremo il primo evento completamente in diretta dalle 10.55 ci collegheremo con la chiesa di Cesarolo, dove il vescovo di Pordenone celebrerà la messa alpina, poi ci sarà anche il ricordo anche lì dei caduti, tutto questo naturalmente in diretta, e poi domani sera invece dalle 20 qui Piazzale Zenit, ma anche in Piazza Fontana e anche in Piazza Treviso, la serata dedicata ai cori, la serata dedicata alle fanfare in barba alla partita con l'Italia, perché gli alpini sono sempre gli alpini. Sandro Cenedese, un primo effetto Bibione? Ma siamo arrivati il pomeriggio e arrivando a Bibione già avevamo visto tante penne nere che giravano qui per Bibione. Noi abbiamo montato il nostro gazebo per presentare la nostra triveneta 2025 e arrivavano molti alpini uno dopo l'altro, tant'è vero che ce ne sono sempre di più, insomma stanno arrivando. Ecco, stiamo arrivando, come direbbe qualcuno, e con questo ti restituisco la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato, giusto il tempo per darvi una bellissima notizia di sport, che è l'oro nel nuoto di fondo della nostra Barbara Pozzo Bon, l'azzurra di Maserada
sul Piave, che ha conquistato il primo posto nella 25 km femminili degli europei a Belgrado. Straordinaria la gara della nuotatrice veneta, che l'ha vista dominare fino al traguardo con oltre 3 minuti di vantaggio sul secondo posto, con un argento già in tasca nella 10 km femminile di qualche giorno fa. Ci fermiamo, dopo di noi TG Venezia, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.